no, non ce ne siamo liberati perché il virus è in circolo e rimarrà con noi, temo, per molto tempo. C'è una reale possibilità che possa diventare endemico. Ci sono delle varianti, c'è la variante Delta che ci sta preoccupando perché sembra appunto più trasmissibile. Ce ne liberiamo nel senso che possiamo ritornare a una vita serena solo attraverso la vaccinazione. Non c'è un'altra strada, non ci sono scorciatoie. Ma io ho sempre detto che la mascherina all'aperto non serve a meno che non ci siano condizioni di assembramento. Ora, perché è stato consigliato di tenerla in questi mesi? È stato consigliato perché era difficile spiegare alle persone o far capire alle persone la differenza tra un momento di assembramento, no, di vicinanza, oppure una camminata in solitaria. Quindi il messaggio è la mascherina serve anche all'aperto, laddove ci siano appunto condizioni che portano tante persone a chiacchierare tra loro, a interagire tra loro. Ovvio che se invece mi vado a fare una passeggiata da sola con i miei familiari la mascherina non serve. Quindi evidentemente qui si è giudicato che non si è in grado di interpretare la differenza tra una passeggiata in solitaria e una condizione di assembramento. Salerno è una città magnifica con tantissima storia alle spalle anche in ambito medico, quindi sono davvero onorata di essere qui.